Oggi la parola ci invita al digiuno, non solo nel Vangelo, ma anche nella prima lettura. Leggiamo in Isaia: «Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo, spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel rompere il tuo pane con chi ha fame, nel portare a casa tua i poveri senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza trascurare quelli della tua stessa carne?» Si tratta di comportamenti che descrivono come rapportarsi all'altro. Eppure, è impossibile comportarci con gli altri in modo veramente giusto, di cuore, se non abbiamo un rapporto giusto con Dio. Dio ci chiede di spezzare le catene della malvagità, ovvero di evitare di farci prendere dalla concupiscenza e dalla cattiveria, e di sciogliere i legami dal giogo, ovvero di avere un cuore che abbia premura dei più poveri. Ci invita a spezzare ogni giogo e a rimandare liberi gli oppressi, ovvero a prendersi cura di coloro che sono in difficoltà materiale e soprattutto spirituale. Allo stesso tempo, Dio chiede di non trascurare quelli della tua stessa carne, ovvero la famiglia, che spesso viene messa in secondo piano rispetto ai propri doveri, perché, come leggiamo nella lettera a Timoteo, se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. Ricordiamo che non sono i nostri sacrifici che ci rendono graditi a Dio, ma è un cuore umile che cammina per fede e giusto che sta davanti a Dio.